Radio Radicale, siamo con Emanuele Fiano del Partito Democratico per parlare con lui del rischio del conflitto russo-ucraino. Allora, noi siamo passati passiamo ogni ora da uno stato d'animo diverso. Ieri si era sparsa addirittura la notizia che mercoledì ci sarebbe stata l'invasione dell'Ucraina. Stamattina abbiamo appreso dei margini di trattativa annunciati dal ministro degli esteri Lavrov. Allora, che cosa sta succedendo? Volevo sapere se lei in cuor suo aveva maturato in questi giorni la convinzione che poi l'invasione o la guerra non ci sarebbe stata. Sì, devo dire che io ho detto anche a dei vostri colleghi nei giorni scorsi che la guerra non ci sarebbe stata, o l'invasione non ci sarebbe stata, anche per motivi, diciamo così, macroeconomici. La Russia e l'Europa, nonostante le sanzioni, hanno un grandissimo scambio economico e anche un grandissimo scambio energetico, come è noto. Penso che sia molto maggiore la convenienza di mantenere rapporti in tempo di pace piuttosto che l'avvio di un complicatissimo conflitto armato, peraltro su presupposti che, come si è visto anche da parte delle autorità della NATO, non esistono, cioè l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. E questa è una guerra che ha un'ipotesi di conflitto che ha certamente fondamenti nelle cosiddette guerre energetiche, cioè la fornitura soprattutto di gas all'Europa occidentale. C'è secondo me anche un conflitto grande nel quale, come si vede, entrano anche gli Stati Uniti, ma c'entra anche la Cina, perché il ruolo della Russia nel rapporto con l'Europa, e per quello anche secondo me il conflitto non è scoppiato, è un elemento di contrapposizione ad uno strapotere cinese nel mondo. Non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche delle ragioni, diciamo così, etniche, nel senso che esiste una cospicua popolazione russa in Ucraina, tutta la vicenda del Donbass, Crimea, eccetera. E ovviamente speriamo che stia prevalendo la diplomazia. Io credo che gli Stati Uniti abbiano fatto una guerra psicologica anche molto significativa. La CNN ha dato appunto questa notizia di un probabilissimo attacco già con il giorno Ecco, dell'attacco. l'ha sorpreso l'atteggiamento di Biden e anche quello di Blinken. Ma sono atteggiamento di una guerra di nervi. Anche Putin nelle settimane scorse aveva fatto una guerra di nervi dicendo, prendendo posizioni molto dura rispetto a un fatto che ancora non esisteva, cioè l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Sono guerre, diciamo così, di attrito psicologico. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno da qualche anno raggiunto un'autonomia energetica e anzi esportano materie prime energetiche. E quindi c'è anche questo aspetto che ovviamente ad un costo maggiore di quello che arriva in Europa dalla Russia, ma c'è anche una specie, diciamo così, di concorrenza economico-energetica. Come ha detto un pontefice qualche anno fa, noi siamo in alcuni momenti ci sembra di essere di fronte alla terza guerra mondiale vissuta a piccole puntate. Sono continui attriti e scontri tra le grandi potenze in un mondo ormai Certo. molto complesso. Ritiene che Schulz sia stato in qualche modo decisivo? Beh, credo. Sapete che la Germania è il paese europeo che ha più interscambio economico con la Russia, quindi lì la questione e il ruolo che ha avuto Scholz è stato sicuramente significativo. L'Italia in queste ultime ore, dopo un'attesa dovuta al fatto che Scholz ha chiesto un attimo di attesa per le trattative, qualcosa si muove. Il nostro ministro degli esteri è andato a incontrare il ministro degli esteri ucraino e il ministro degli esteri russo. E il nostro primo ministro partecipa ad un vertice con Macron e con Scholz, e credo che arriverà anche Sanchez dalla Spagna. E questo, secondo me, sempre in una grande difficoltà di avere una politica estera e di difesa comune, è comunque un nucleo di quell'idea, perché è possibile che in questo incontro chiameranno anche Biden e quindi, vogliono far sentire agli Stati Uniti anche la voce della parte più importante dell'Europa per dire: io penso agli Stati Uniti calma con tutti questi venti di guerra, perché poi ci va di mezzo l'Europa. Senta, secondo lei Draghi si è defilato un po' troppo?
anche alla luce dell'apertura di credito che gli aveva dato Putin a dicembre. Onestamente non credo che si sia defilato, credo che ci sia stata una concertata posizione per cui si è fatto andare avanti il primo ministro tedesco per poi avere in queste ore, nelle prossime ore, un consulto, un vertice europeo. Non credo che ci sia stato penso che sia più l'idea che uno possa parlare a nome anche degli altri, e così è stato fatto fare Scholz. Bene, la ringrazio. Grazie Emanuele Fiano del Partito Democratico.